sta cercando lavoro negli hotel, soprattutto la ricerca, e sono venuto qui perché è un'occasione ottima per dare più curriculum a più strutture. Spero di trovare qualche lavoro nel mio settore, perché noi studiamo sul settore turistico, il tour operator, agenzie di viaggi, insomma anche economia bilancio. Stamattina sarei venuta a dare un'occhiata per un attimo capire com'è il mondo del lavoro qui a Firenze, dato che vengo da un'altra realtà e sto facendo l'università qui a Firenze. E sto attualmente collaborando in uno studio legale, però siccome la situazione, diciamo, degli attuali studi legali qui a Firenze non è delle migliori, volevo muovermi anche in altri settori. Ed è forse il modo migliore perché ci sia questo incontro, diciamo, tra l'offerta di lavoro e quella che è poi prevalentemente la ricerca, insomma, di lavoro da parte di chi come me appunto ne ha necessità. Vengo dalla Spagna, ma è da 4 anni che vivo nell'Italia e sto cercando lavoro come revenue manager. Spero di tornare a casa con un lavoro sotto il braccio. Per noi le borse mercato del lavoro sono poi la raccolta del risultato del nostro lavoro, perché oggi possiamo assistere a 50 aziende che offrono circa 220 posti di lavoro e abbiamo 1100 candidati in cerca di occupazione. È il momento, ritengo, più importante dell'anno, perché è l'occasione unica in cui ogni azienda può individuare i propri collaboratori in prospettiva della stagionalità. È un'esperienza che arricchisce sia chi offre lavoro che chi viene a cercare lavoro. Mette insieme due mondi che hanno bisogno di camminare nella stessa strada per ottenere il meglio dai suoi obiettivi. La persona deve essere solare, motivata, credere in quello che fa, in quello che potrebbe fare. Sono candidati che scommettono su se stesso, che possono avere delle buone opportunità solo soltanto perché si mettono in gioco e hanno la forza di farlo. E questa è una cosa importante. Ad esempio, io ringrazio la borsa del lavoro proprio perché nel 2015 ho partecipato come candidato, ho trovato il mio attuale posto di lavoro e sono già 2 anni, quindi sia 2017 che 2018, che adesso sono dalla parte opposta della scrivania e quindi ho il piacere di conoscere nuovi candidati. Lo diciamo in tutte le salse che questo paese, se vuole ripartire, deve focalizzarsi e soprattutto strutturarsi affinché il turismo possa essere davvero il trampolino di lancio per la ripresa economica del paese. Poter offrire posti di lavoro, io credo che in un momento così difficile sia fondamentale.